Un cordiale saluto da Andrea Fagioli e da Riccardo Bigi. Come sempre ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Toscana Oggi. Questa settimana in apertura del giornale ancora la tragedia della fabbrica dei cinesi a Prato, dove sono morte 7 persone. Argomento sul quale torneremo con un approfondimento, ma segnaliamo anche in prima pagina il ricordo dei 30 anni di Toscana Oggi. Infatti il 18 dicembre 1983 usciva il primo numero di questo settimanale. In quella prima uscita erano solo 2 le edizioni, Firenze, l'Osservatore Toscano e Prato, la voce di Prato. Poi già dall'inizio del 1984 si sarebbero unite altre diocesi, altre edizioni per arrivare alle 16 attuali, quindi un lungo percorso, una scommessa in parte vinta, perché mettere insieme 16 realtà nella Toscana dei campanili, come si usa a chiamare e definire la nostra regione, non è stato facile. Questo settimanale però ha rappresentato in questi 30 anni e continua a rappresentare in qualche modo una voce unitaria del mondo cattolico in Toscana, pur mantenendo appunto una propria identità, una propria distinzione tra le 16 diocesi, le 16 chiese locali che ne fanno parte. In questi 30 anni ovviamente non ci siamo occupati soltanto di informazione religiosa, ma anche di tutte le altre vicende che interessano la nostra regione e non solo, tanto che anche questa volta l'apertura è appunto su un fatto di cronaca che ha scosso molto l'opinione pubblica, non solo toscana ma nazionale, addirittura internazionale, la tragedia appunto di Prato, dove sono morti 7 cinesi. Sì, a questo evento è dedicato il primo piano di questa settimana, le pagine 2 e 3, la tragedia del macrolotto. Il titolo è: dopo questi 7 morti niente sarà più come prima. Tante cose dunque devono cambiare in quest'angolo di Toscana. Tanti gli interventi che abbiamo raccolto sulle nostre pagine, dal Presidente della Regione fino al Sindaco di Prato, ai sindacati, tutti auspicano un cambio di marcia nel contrasto allo sfruttamento della manodopera clandestina. E da sottolineare anche un aspetto importante: le indagini che hanno coinvolto nel registro degli indagati non solo 4 cinesi, ma anche il proprietario italiano del capannone dove si è verificato il drammatico incendio. E il vescovo di Prato, Monsignor Agostinelli, dice: non è solo fatalità ma anche frutto dell'egoismo di tanti. Sono queste le parole che riportiamo sul settimanale, le parole del messaggio che il vescovo ha inviato in occasione dell'incontro di preghiera della comunità cinese di Prato. Testo del messaggio di Monsignor Franco Agostinelli, che invece troviamo nella sua versione integrale proprio sulla prima pagina della Voce di Prato, edizione pratese di Toscana Oggi. Mai più tragedie frutto dell'egoismo. Questo è appunto il testo di Monsignor Agostinelli, che tra l'altro, oltre ad essere pubblicato sulle pagine pratesi di Toscana Oggi, il messaggio era stato letto anche durante la veglia nei giorni scorsi, che ha caratterizzato appunto uno dei momenti successivi alla tragedia della fabbrica al macrolotto di Prato. E andiamo avanti nelle pagine, a sfogliare le pagine del settimanale, cambiamo argomento, si parla di gioco d'azzardo, o meglio del gioco d'azzardo patologico, della dipendenza dal gioco. Lo facciamo con un'intervista a Massimo Cecchi, che è psicologo, che lavora al Dipartimento dell'Azienda Sanitaria Fiorentina, che si occupa proprio di dipendenze. Tra le tante forme di dipendenza, accanto a quelle dalla droga o dall'alcol, c'è anche questa forma che, dice lui, è una di quelle più diffuse e più preoccupanti, e racconta quindi tanti rischi legati al gioco d'azzardo, soprattutto alla diffusione ormai ovunque e in ogni momento della nostra giornata. Troviamo proposte di gioco d'azzardo, dal gratta e vinci ai biglietti della lotteria, al videopoker, al gioco che si può fare anche online o su internet. Tante proposte apparentemente innocue, completamente legali, ma che per qualcuno possono diventare poi una forma di dipendenza, dar vita a problemi molto gravi per le persone e per le famiglie.
Rimaniamo sulle pagine di Regione per segnalare un altro aspetto, in questo caso positivo, quello dell'associazionismo. Sono oltre 300.000 le persone impegnate in Toscana come volontari e più di 3.000 sono le associazioni di volontariato. Questi sono i dati che sono stati forniti dal neo presidente del CESVOT, che è il Centro dei Servizi per il Volontariato della Toscana, neo presidente eletto da poco, Federico Gelli, il quale però si lamenta: il volontariato è forte, l'impegno nel sociale è notevole, però mancano i contributi delle fondazioni bancarie. Questo è quello che dice, questo è anche uno dei motivi, uno dei frutti della crisi, tanto che titoliamo Toscana, la grande crisi non ferma il volontariato. A proposito di volontariato, segnaliamo anche la notizia della conferma di Alberto Corsinovi a presidente regionale delle Misericordie, proprio la più antica congregazione, la più antica forma di volontariato che risale, pensate, al Medioevo. Nelle pagine di Ecclesia, la parte di informazione religiosa del settimanale, troviamo un ampio servizio dedicato a fratel Arturo Paoli, sacerdote lucchese, missionario. Ha dedicato la sua vita all'aiuto, all'assistenza dei poveri, soprattutto in America Latina, dove ha trascorso gran parte dei suoi 101 anni. Ha festeggiato infatti da poco il 101esimo compleanno e lo ha festeggiato anche attraverso la pubblicazione di un libro che si intitola 100 anni di fraternità, un nuovo libro che raccoglie scritti e pensieri in cui racconta anche le sue esperienze, racconta le sue giornate trascorse tra i poveri dell'America Latina. Lo fa anche in un estratto che pubblichiamo nelle nostre pagine, un estratto che proprio Arturo Paoli ha voluto scegliere perché particolarmente rappresentativo di quella che è stata appunto la sua presenza tra i poveri, una serata, il racconto di una serata trascorsa in un rancio di fango in Argentina, dove due persone molto semplici del popolo lo invitano a cenare con loro, anche se non hanno niente da offrirgli se non un piatto di pasta senza nessun condimento, eppure la serata trascorre in maniera decisamente piacevole e alla fine dice: mi sono reso conto di essere guarito stando tra queste persone da quella malattia del non senso della vita che invece attanaglia tante persone nel nostro occidente benestante. Una bellissima storia quella di Arturo Paoli, una storia bella anche se non registra una lunga vita come quella di Paoli. Si parla nelle pagine sempre di informazione religiosa della ronda di Don Luciano, ovvero una ronda della carità. È una storia che arriva dal Livorno, esattamente dalla parrocchia di San Giovanni Bosco in Coteto. Ebbene, qualche anno fa, per l'esattezza 16, durante la messa di Natale, Don Luciano mise da parte l'omelia, si rivolse direttamente all'assemblea con una proposta, dicendo: ci sono tanti qui intorno che dormono all'aperto, da domani andiamo a portare loro da mangiare, qualche coperta e magari un po' del nostro tempo. Chi viene con me? Questa la domanda. Ebbene, a questa domanda risposero in diversi tra i parrocchiani e da lì è nata questa ronda della carità che adesso può proseguire grazie anche all'aiuto e agli interventi che arrivano dall'8 per 1000. Andiamo a sfogliare le pagine delle edizioni locali di Toscana Oggi sul rinnovamento, l'edizione della diocesi di Grosseto. Troviamo il resoconto di un incontro con Luigi Accattoli, giornalista, uno dei più grandi vaticanisti italiani, che ha raccontato, ha riflettuto sul Concilio Vaticano II, ma ha anche raccontato i primi mesi di episcopato, di pontificato di Papa Francesco.
E andiamo sulle pagine di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, La Voce, edizione aretina di Toscana Oggi, una chiesa in uscita, questo è il titolo tra virgolette perché questo è il messaggio che arriva dall'arcivescovo Riccardo Fontana nel suo annuncio della partenza, dell'inizio della visita pastorale, l'appello del vescovo: portiamo il Vangelo a tutti. Quindi in questo senso una chiesa che esce proprio dalle chiese, che esce, come suol dirsi, dalle sacrestie e si mette in pellegrinaggio. Questo è il senso di questa visita pastorale annunciata dall'arcivescovo Fontana, quindi più che una visita, un pellegrinaggio per incontrare i fedeli, per incontrare le realtà del territorio della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro. Sulle pagine di Vita Nova, l'edizione della diocesi di Pisa, si parla dell'avvento di solidarietà, la colletta per la Siria, che questa domenica, 15 dicembre, coinvolge tutte le chiese della diocesi. E poi sulle pagine interne, sempre di Vita Nova, si parla invece di Giuseppe Toniolo, la riscoperta di Giuseppe Toniolo, un beato di casa nostra, a lungo snobbato da molti colleghi, conosce oggi una nuova primavera. E sulle pagine fiorentine di Toscana Oggi, l'Osservatore Toscano, un titolo dedicato alla celebrazione dell'8 dicembre, la celebrazione mariana, nel corso della quale l'arcivescovo, il cardinale Giuseppe Betori, rivolge una preghiera alla Madonna. Una preghiera particolare perché di fatto affida la città di Firenze, proprio ai buoni auspici della Madre di Dio. Unità di intenti per difendere il bene comune e la persona. Questo è il titolo, di fatto sono le parole pronunciate da Betori in questa circostanza, nella festa dell'Immacolata, ripetendo appunto questo tradizionale omaggio da una parte alla Madonna e dall'altra di affidamento della città alla sua protezione. E poi ancora a proposito di Betori, segnaliamo che il cardinale ha partecipato ad un incontro promosso proprio da Toscana Oggi, incontro culturale nell'ambito di quelli che vengono definiti i TED di Toscana Oggi. Sono incontri mensili che avvengono a Firenze e a Prato, spesso con personaggi della cultura o dello spettacolo o comunque della scrittura, diciamo così. Ogni tanto, soprattutto in occasione del Natale, si invitano anche personaggi di questo livello, come appunto il cardinale Betori, che in intervenendo ha risposto a numerose domande per oltre un'ora riguardanti tanti aspetti della sua vita privata, della sua biografia, quindi partendo dalla sua regione, l'Umbria, la sua città Foligno, e poi anche qualche curiosità, qualche aneddoto legati ad esempio al conclave. Betori ha partecipato per la prima volta ad un conclave, l'ultimo, quello in cui è stato eletto Papa Francesco. Ebbene, il conclave riserva dei momenti emozionanti, soprattutto quando i cardinali rimangono chiusi nella Cappella Sistina e si trovano a dover esprimere la propria preferenza, il proprio voto di fronte al giudizio universale di Michelangelo, e che in qualche modo non lascia così quieti questa immagine stupenda, questo capolavoro michelangiolesco. Andiamo sulle pagine di Inventario, che è la parte culturale del nostro settimanale. La copertina è dedicata a Bach. Bach torna a casa nella liturgia. Questo il titolo, perché si parla di un evento molto particolare che si svolgerà il 5 gennaio a Firenze nella Basilica di San Lorenzo, un evento che metterà insieme appunto la liturgia con la grande musica e anche con aspetti, diciamo così, di carattere sociale e civile. Ci sarà la celebrazione eucaristica, che sarà presieduta dal cardinale Giuseppe Betori, che sarà accompagnata anche dalle note della messa in si minore di Bach, eseguita da musicisti del Maggio Musicale Fiorentino con la direzione di Mario Ruffini. E poi ci sarà anche la presenza di un gruppo di detenuti del carcere di Sollicciano, uno di loro fra l'altro leggerà anche una delle letture della messa. Un evento dunque molto particolare, organizzato da un'associazione che si chiama La Pasqua di Bach, che prese vita proprio in occasione dell'ultima Pasqua per un'altra serata sempre dedicata a Bach, all'esecuzione dell'Arte della Fuga, che fu eseguita in Santa Croce ma poi anche nel carcere di Sollicciano e in altre case di detenzione in Italia. Quindi
Un evento particolare, anche quello che poi dette vita a un seguito e che stavolta in qualche modo viene riproposto in una chiave nuova. Si parla di musica anche sulle pagine di Vita Apuana, il settimanale di Toscana Oggi per quanto riguarda appunto la diocesi di Massa Carrara Pontremoli, in questo senso perché la diocesi istituisce l'albo degli organisti, quindi è una cosa abbastanza particolare, notizia che troviamo sulle pagine di Vita Apuana. Parliamo di calcio, ma lo facciamo un po' a modo nostro, diciamo così, con qualche sottolineatura particolare. Si parla infatti della Junior Team Cup, che è un torneo speciale che coinvolge la Serie A, coinvolge la Lega Calcio, ma coinvolge anche il CSI, il Centro Sportivo Italiano, e quindi attraverso il CSI coinvolge molti oratori e parrocchie delle diocesi toscane, in particolare gli oratori fiorentini che partecipano a questa iniziativa che è stata presentata nei giorni scorsi con Neto, il portiere della Fiorentina, a fare da testimonial. C'era anche Don Massimiliano Gabricci, che è il cappellano della Fiorentina ma che segue appunto anche il calcio degli oratori. Tutto questo perché questo torneo poi porta i ragazzi, i bambini degli oratori a giocare anche nei campi di calcio della Serie A, ed è il caso proprio dei bambini fiorentini che questa domenica si trovano a giocare allo stadio di Firenze nei minuti che precedono la partita Fiorentina-Bologna. E di questa iniziativa si parla anche nelle pagine di Vita Nova, l'edizione di Pisa. Anche qui ci sono alcune squadre parrocchiali che hanno deciso di aderire a questo torneo insieme al CSI. Il loro sogno è quello di passare dall'oratorio allo stadio olimpico, lo stadio olimpico di Roma, dove si svolgeranno poi le finali nazionali a cui potranno accedere le squadre migliori della Toscana. L'ultima notizia di questa nostra rassegna stampa coincide anche proprio con l'ultima pagina di Toscana Oggi per quanto riguarda la parte regionale del giornale. Infatti, da alcuni numeri, per l'esattezza da 3 numeri, quest'ultima pagina è occupata dal racconto di Natale. Ogni volta un autore che è uno scrittore, può essere anche uno scrittore diciamo professionista ma anche uno scrittore dilettante, ci propone un proprio racconto di Natale. In questo caso a scrivere è Don Vincenzo Arnone, che è un sacerdote di origine siciliana ma che vive in Toscana e che ha tra le sue passioni proprio quelle letterarie. È un critico letterario ma si diletta anche nella scrittura, e questa volta ci propone il racconto di Nicodemo il Vasaio, un racconto ambientato negli anni successivi alla nascita di Gesù. Nicodemo, che prima di fare il vasaio faceva il pastore, e quindi racconta ai nipotini di quando una sera apparve una stella e questa stella si posò su una grotta. Ovviamente era la grotta di Betlemme dove Gesù è nato. Questo è il racconto di Natale di questa settimana. Poi la prossima concluderemo con l'ultimo della serie, quindi il quarto racconto alla quarta settimana, proprio in occasione del Natale. C'è però il tempo di ricordare, abbiamo iniziato questa rassegna stampa parlando di Toscana Oggi, dei 30 anni di Toscana Oggi. Sappiamo tutti che i giornali in questo momento non attraversano un periodo particolarmente felice, soprattutto i giornali cartacei, ed è anche per questo che Toscana Oggi cerca di fare una nuova scommessa, che è quella di dare molto spazio anche alla versione online del settimanale, al proprio sito internet e anche a molti video come questo, che oltre ad andare su alcune emittenti toscane va anche sul sito, sul portale di Toscana Oggi. C'è tempo, Riccardo, proprio per ricordare il sito e magari anche la possibilità di richiedere qualche numero o sottoscrivere un abbonamento a Toscana Oggi. Sì, il nostro sito è all'indirizzo www.toscanaoggi.it. qui c'è la possibilità di trovare un portale sempre aggiornato con le notizie del giorno, c'è la possibilità anche di sfogliare online le pagine del settimanale oppure di richiedere anche una copia cartacea. E ricordiamo anche che Toscana Oggi
è presente anche su Facebook, su Twitter, quindi può essere seguito anche attraverso i social network dai quali poi si può risalire alle notizie pubblicate sul settimanale. Così come sulle emittenti collegate con Toscana Oggi e sui rispettivi siti, lo ricordiamo anche questi, tvprato.it e tsdtv.it, dove troverete altrettante notizie aggiornate e troverete anche, per chi non lo vede in diretta, questa trasmissione, anche possibile poi rivederla. Questo è davvero tutto, appuntamento come sempre alla prossima settimana.